tocca il caso Icardi all'Inter, striscioni contro il capitano nerazzurro da parte della curva nord e a pagarne le conseguenze tutta la squadra, KO contro il Cagliari. De Boer ancora in bilico giovedì contro il Southampton, gara da dentro fuori per il tecnico nerazzurro, serve la vittoria per evitare una clamorosa eliminazione dall'Europa League. Vola l'aeroplanino rossonero, vittoria contro il Chievo e secondo posto in classifica per il Milan, sabato la sfida di vertice che non ti aspetti. Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Dopo due settimane di stop è tornata la Serie A e il titolo di questa domenica potrebbe essere sicuramente i due volti della Milano del calcio. Da una parte un Inter in crisi e un caos Icardi scoppiato dopo la contestazione da parte della curva nord sulle frasi del libro dell'autobiografia di Maurito Icardi e il caos che è scoppiato in casa Inter che ha portato alla sconfitta per 2-1 a San Siro contro il Cagliari. Dall'altra invece Vincenzo Montella e il suo Milan che non si fermano in attesa della partita di sabato prossimo contro la Juventus. Parleremo di tutto questo in questa edizione del TMV News e lo faremo con Tommaso Bonan. Buonasera Tommaso. Buonasera a tutti. E con Andrea Lo Sapio. Buonasera Andrea. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Allora, brevemente, un Inter veramente in difficoltà sia dal punto di vista del campo che dell'extracampo, mentre il Milan vola. Sì, diciamo che il caso Icardi non ha aiutato a schiarire la situazione in casa nerazzurra, perché già De Boer ha i suoi problemi, si sono visti, si sono palesati nella gara interna contro il Cagliari. Il tutto è stato condito da questo caos Icardi che francamente coinvolge tutte le parti, lo stesso giocatore, la stessa società, la stessa squadra che poi ne ha risentito sul campo, ma soprattutto anche la tifoseria. Quando entra di mezzo la tifoseria, l'argomento, per qualsiasi squadra si tratti, resta estremamente delicato, quindi bisogna cercare di capire, analizzare per bene entrambi gli aspetti, visto che poi questa vicenda, ora avremo modo di parlarne, sfocia e va anche fuori dal campo con episodi che sono successi che sicuramente non regalano una bella fotografia al calcio italiano. Brevemente il Milan, complimenti a Montella, perché comunque nonostante il materiale a disposizione non sia dei più illustri, sta facendo sicuramente ottime cose e secondo me il margine per migliorare c'è ancora. E torneremo a parlare nella seconda parte del TMV News proprio della squadra di Vincenzo Montella, ma adesso andiamo a chiamare in causa il nostro Francesco Fontana, che ieri era a San Siro ed ha assistito dal vivo alla partita tra Inter e Cagliari e più che altro ha assistito dal vivo alla contestazione contro Mauro Icardi. Buonasera Francesco. Buonasera ragazzi, ben ritrovati. Un saluto. Allora, partiamo proprio dalla giornata di ieri, raccontaci un po' che clima si respirava a San Siro. Incredibile, Lorenzo, io devo dire incredibile. Nella mia pur breve carriera e anche diciamo da tifoso, quando ero più piccolo, non ricordo di aver assistito a delle situazioni di questo tipo. Oggi, nel corso della nostra trasmissione, abbiamo avuto modo di parlare anche con il collega, tu ricorderai Andrea Ramazzotti, che ha detto un pochettino la stessa cosa, un clima surreale. Io posso dirvi che per tutti i 90 minuti Icardi è stato insultato dalla curva nord, 4 striscioni differenti e i classici cori figlio puntini puntini, uomo puntini puntini per l'intera durata della partita. Chi dice che la squadra non ne ha risentito sbaglia, perché veramente era un clima, ma nemmeno da trasferta, era surreale, è proprio la definizione giusta per la partita di ieri. Poi quello che è successo nel post-match con il tentativo di aggressione da parte di una quarantina di tifosi a Mauro Icardi di rientro dalla sua abitazione è vergognoso, parliamo di violenza o quasi. Quindi cosa è successo? Icardi nel rientrare nella propria abitazione è stato, diciamo, era atteso da circa 40 tifosi dell'Inter, ai quali poi se ne sarebbero aggiunti altri 5-6 in motorino per non lo sappiamo, perché per fortuna il portiere del palazzo di Mauro Icardi ha allontanato questo gruppo di tifosi per evitare il peso. C'era anche un'altra striscione fuori dalla casa di Icardi, quindi una giornata in cui secondo me Lorenzo hanno perso tutti, tipo Icardi e dirigenza dell'Inter in primis. Allora, possiamo dire però che insomma la società ha le sue responsabilità, certo. Perché chiaramente prima di far uscire un libro, un'autobiografia di un calciatore di 22 anni magari sarebbe il caso. Però fa anche un po' ridere il fatto che Ausilio dica, non so se
dovevo leggerla io questa autobiografia, altro autogol incredibile per quanto mi riguarda. Qualcuno la doveva leggere, però, qualcuno insomma. Sì, è lui comunque il responsabile, quindi... Guarda, io vi rispondo che l'ufficio stampa, tra i compiti, tra i tanti compiti a cui deve rispondere un ufficio stampa, c'era anche questo, quindi era obbligatorio dare un'occhiata e sincerarsi di quanto è poi venuto fuori sul libro di Mauro Riccardi prima della pubblicazione. Questo non è stato fatto e il risultato è questo. Purtroppo per l'Inter si è rivelato un errore gravissimo, gravissimo. Non esiste che esca un libro di un proprio tesserato senza accorgersi di quel passaggio, perché è un passaggio molto grave. Quindi Lorenzo, tu hai ragione nel dire che a monte c'è l'errore della società, in primis della parte stampa, e poi a seguire a ruota l'errore della curva nord, che ieri ha tenuto un comportamento incredibile, soprattutto nel post partita. Però sì, Lorenzo ha ragione, in primis c'è l'errore della società, che è stata veramente poco attenta, per essere gentili, insomma. Ecco Francesco, ma volevo chiederti, adesso qual è lo scenario che si prospetta? Perché è ovvio che Icardi abbia dei grossi problemi, e avrà dei grossi problemi con i tifosi dell'Inter, ma anche con la società. Guarda Andrea, oggi alcune componenti del tipo organizzato dell'Inter, non facciamo nomi perché io parlo personalmente, non mi piace dar spazio a un certo tipo di persone, hanno spiegato chiaramente che per loro Icardi addirittura hanno usato la parola morto, quindi già questo spiega con quali persone stiamo avendo a che fare. Quindi Icardi per loro non esiste più, e a questo punto dovremmo capire anche in prospettiva futura quale potrebbe essere il futuro di Mauro Icardi con la maglia dell'Inter, perché andare avanti così con magari fischi perenni per tutta la durata della gara, anche col procedere del campionato, sarebbe un autogol incredibile. Icardi resterà all'Inter? Sì, rispondo di sì, perché il rinnovo del contratto è appena stato ufficializzato, però a giugno dell'anno prossimo con un'offerta importante, attenzione, se le cose non dovessero risolversi, Icardi partirebbe. Ma mi pare abbastanza scontato. Chiudo Andrea dicendo che comunque la fascia resterà al suo braccio, quindi ci sarà solo una multa per Icardi, quindi la curva nord non è stata accontentata in questo senso, almeno questo. Ecco Francesco, mi hai anticipato in un certo senso la risposta, al di là poi di quello che potrà succedere nel corso dei prossimi mesi, anche magari in chiave calciomercato, come dicevi giustamente tu. Ti volevo chiedere appunto della fascia. Chiaramente il tutto è aggravato e acuito dal fatto che il giocatore in questione porta la fascia di capitano di questa squadra. Questa decisione da parte della società, cioè di mantenere comunque la fascia al braccio di Maurito, come va interpretata? Nel senso, è un passo indietro rispetto alle dichiarazioni di ieri da parte di Ausilio e di Zanetti, oppure si cerca quantomeno di limitare i danni, ecco, in questo senso, tra virgolette? Guarda, secondo me bisogna fare una distinzione tra le parole di Ausilio e quelle di Zanetti. Ausilio, giustamente, secondo me, questa è la mia personalissima opinione, diciamo, ha voluto prendere qualche ora di riflessione, giustamente, perché parlavamo dell'immediato post match a caldo, e quindi ha dato appuntamento appunto alla giornata odierna per prendere qualsivoglia tipo di decisione. Zanetti no, Zanetti ha fatto un errore grave, secondo me. Parliamo di una leggenda dell'Inter, ma anche se sbaglia una leggenda, dobbiamo dirlo, no? Dobbiamo sottolinearlo. Ieri Zanetti ha fatto un'uscita, secondo me, infelice. A priori, a prescindere, ha dato ragione al pubblico nero-azzurro prima di confrontarsi con le altre figure della società. Per rispondere alla tua domanda, come valuto questa decisione? Secondo me è giusta, sarebbe stato un giochino abbastanza infantile togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi, che è stato, diciamo, investito di questo ruolo già dalla scorsa stagione, e darla vinta a una curva, secondo me, è sbagliato. Quindi io sposo questa decisione finale da parte della società. Perfetto Francesco, ti ringraziamo per essere stato con noi, sei stato precisissimo come sempre, ci sentiremo più avanti e chiaramente ci diamo appuntamento sulle pagine di tutto il mercato web per sentire le ultime su questo caos scoppiato in casa nerazzurro. Grazie e buonasera. Grazie a voi, buona serata, buon lavoro. Andrea, come si fa ad uscire da questa situazione? Si fa che probabilmente Icardi non doveva rinnovare nemmeno prima, doveva essere ceduto,
è stato mantenuto in rosa. Perché? Perché comunque la proprietà ci punta anche da un punto di vista di merchandising, di immagine, e però se poi quell'immagine è questa, è un grosso problema per l'Inter. Io penso soprattutto al fatto delle varie vendite in Indonesia, in Cina. È vero che in realtà lì siamo, diciamo, ormai più all'impero che qua. Noi siamo ai confini dell'impero. Quello che è l'idea di 4.000 tifosi in Indonesia credo che non importi a nessuno. E quindi io penso che incominci a essere un po' l'effetto del calcio globale. Icardi probabilmente rimarrà, ma ci saranno dei grossi problemi all'interno della società Inter e anche della tifoseria Inter. Un'altra gatta da pelare per Frank De Boer, che certamente non sta passando un periodo positivo, perché oltre a tutto questo caos c'è anche il campo che parla, e ieri il campo ha parlato in maniera negativa per l'Inter, sconfitta 2-1 in casa dal Cagliari. De Boer di nuovo sul banco degli imputati, ancora una volta in bilico, ma andiamo in redazione dal nostro Luca Bargellini, che ci dice le ultime su quello che potrebbe essere il futuro del tecnico nerazzurro. Vai Luca! Non c'è solo il nome di Mauro Icardi al centro delle attenzioni per quanto riguarda il mondo nerazzurro, ovviamente stiamo parlando di Inter. C'è anche Frank de Boer, il tecnico olandese del club, che nell'ultimo mese di fatto ha collezionato un solo punto in 3 partite di campionato, ma soprattutto brutte figuracce in Europa, con la squadra che è stata sconfitta 2 volte su 2 nel girone eliminatorio di Europa League. Una situazione che non sta piacendo, non sta facendo contento ovviamente la dirigenza dell'Inter, tanto che sono iniziati a circolare i primi nomi di eventuali sostituti qualora la situazione diventasse preoccupante. Il nome del candidato favorito per un eventuale ruolo da traghettatore verso il finale di stagione è quello di Rudy Garcia, l'ex tecnico francese della Roma, ma non è l'unico ovviamente, c'è anche il nome rispuntato, il nome di Marcelo Bielsa, così come quello di Leonardo, il brasiliano ex Milan, che vi ricorderete ha già allenato l'Inter nelle passate stagioni prima di affrontare un ruolo da dirigente per quanto riguarda il Paris Saint-Germain. Quindi non solo Icardi ma anche De Boer nel mirino per un Inter che, dopo risultati importanti come la vittoria sulla Juventus, è tornata a balbettare in campionato, a balbettare preoccupantemente in Europa, e la calma dei giorni passati, settimane scorse, che è ufficialmente finita nel dimenticatoio. Piange dunque la Milano Nerazzurra, dall'altra parte però c'è un Vincenzo Montella che invece sorride, e come, perché il Milan ieri ha battuto per 3-1 il Chievo Verona al Bentegodi e si è proiettato al secondo posto in classifica a una settimana di distanza dal big match contro la Juventus. Te l'aspettavi, Tommaso, un Milan secondo in classifica e soprattutto un Milan abbastanza convincente, quello di Vincenzo Montella? Abbastanza convincente, hai detto bene, bisogna anche sottolineare il fatto che comunque la classifica, essendo inizio stagione, o comunque è abbastanza corta, quindi sicuramente con tutte le dovute cautele. Però questo succede, cioè una squadra che è seconda in classifica e che si vede che sta crescendo, succede quando in panchina si ha un allenatore. Ora non ce ne vogliano i vari Brocchi e quant'altro, però Montella sicuramente l'esperienza rispetto ai suoi predecessori ce l'ha, lo ha fatto vedere negli ultimi anni alla Fiorentina, l'ultimo anno, anche seppur sfortunato, alla Sampdoria, ma è un allenatore solido che ha già un'identità. Sta cercando di darla al Milan con tutte le difficoltà che l'inizio di stagione rossonero per via delle vicende societarie comporta, però quando hai un attaccante che fa gol, hai delle alternative e riesci un minimo a trovare la quadratura anche in difesa, che era un po' l'annoso problema del Milan negli ultimi anni, tra gli altri problemi, e allora evidentemente riesce a portare a casa dei risultati. È la miglior squadra della Serie A? No, non è la peggiore, sta sfruttando al meglio le sue qualità, che non, il Milan non può contare su 11 campioni, ma del resto, a parte la Juventus in Serie A, sappiamo tutti che nessuna squadra può contare fondamentalmente su 8, 9, 10 campioni, e quindi complimenti a Montella. E come dicevamo anche in apertura, è una squadra che dà l'idea anche di poter migliorare, cioè non è al suo massimo, e secondo me Montella, se dovesse arrivare a gennaio in una posizione ottimale, con il mercato in entrata potrebbe veramente
dare quel passo in più e quello sprint da togliersi delle soddisfazioni importanti. Andrea, ti faccio due nomi, uno a centrocampo, Locatelli, che ieri insomma ha diretto l'orchestra rossonera agendo davanti alla difesa al posto dello sfortunato Montolivo, che è stato ricordato insomma anche da Niang in occasione del gol del 2-0, e il secondo Gianluca Lapadula, coraggioso Montella a far fuori Bacca nonostante il viaggio dalla Colombia, che insomma non era al 100% Bacca, però insomma coraggioso, perché non è mai facile mettere fuori Bacca dando l'opportunità sfruttata, senza gol, ma sfruttata dalla Padula. Sì, beh, c'è da dire che comunque Bacca ha messo lo zampino anche in questa vittoria. Bacca è un giocatore talmente indiscutibile per quanto mi riguarda, perché è un grande attaccante, fa sempre gol quando ha l'occasione, che ci può stare che una volta ogni tanto finisca in panchina, basta che sia una cosa transitoria, un'opportunità anche per la Padula di giocare, anche perché poi ricordiamo la Padula era arrivato al Milan quando probabilmente Bacca doveva andarsene. Certo è che però sì, Montella sta trovando anche i giocatori giusti, sta trovando un po' la quadratura del cerchio, non credo che si vada verso un modulo a due punte con Bacca e la Padula, perché comunque con Suso e Niang Montella ha trovato abbastanza gli 11, la formazione anche per dare del filo da torcere agli altri. Locatelli gli si deve dare il tempo di sbagliare. In questo momento comunque sta facendo bene. Montolivo è un'altra cosa, perché comunque ha anche un'altra esperienza, però è ovvio che con un po' di tempo, un po' di rodaggio, io penso quest'anno e anche in parte almeno i 6 mesi dell'anno prossimo fino alla metà 2017, poi può fare davvero come Donnarumma, detto che Donnarumma è in un ruolo molto più difficile e però più semplice nel contempo, perché non deve giocare con gli altri, deve essere il portiere, quindi quello che fa lo determina, invece Locatelli dipende anche dall'altra squadra. Vi faccio una domanda ad entrambi. 5 giorni e ci sarà a San Siro Milan-Juventus. Una partita importante per il Milan, perché si capirà se i progressi fatti sono concreti veramente o no, perché la Juventus chiaramente è la squadra più forte del nostro campionato. Andrea, partiamo da te. Che gara ti aspetti e si vedrà un Milan in grado di dare fastidio alla Juventus? Io credo di sì, perché poi a San Siro, soprattutto nelle grandi partite, le distanze un pochino si pareggiano, si stringono. Quindi è chiaro che ci sia un'enorme distanza fra Juventus e Milan. Però può fare qualcosa. Montella poi è molto bravo, ha sempre allenato molto bene, sta giocando molto sul contropiede e con la Juve potrà farlo. Tommaso, sei d'accordo? D'accordo in parte, perché Montella, soprattutto a Firenze, perché prendiamo l'arco di tempo in cui ha fatto vedere le migliori cose, ha sempre dimostrato di subire un po' oltre il dovuto le gare contro le cosiddette bighe, chiaramente, però in questo caso parliamo delle Milan, che ha un altro background, ha un'altra consistenza rispetto alla Fiorentina, quindi sono d'accordo nel dire che comunque ci sarà più un livellamento. E aggiungo e concludo, la svolta secondo me per il Milan quest'anno c'è stata nella gara di Firenze contro la Fiorentina, ce lo ricorderemo, 1-0, che comunque non ha nascosto tantissime occasioni, una gara che probabilmente meritava di vincere la Fiorentina, ma che il Milan è riuscito a portare a casa e alla fine ha rischiato anche di vincere. Secondo me lì c'è stato il passo, non tanto nel gioco ma nel carattere, e secondo me il Milan grazie al carattere può dire la sua anche contro la Juventus, che come ha detto Andrea ovviamente è più forte sotto tutti i punti di vista, in primis quello tecnico. Un Milan che ha trovato la solidità anche dietro, perché insomma esatto, era questo il problema. Era questo, adesso con Paleta, con Romagnoli che sta crescendo e con la crescita esponenziale di Donnarumma, che francamente lascia a bocca aperta ad ogni partita, sicuramente è un'arma in più. Sappiamo benissimo la difesa della Juventus è la migliore in Serie A, però il Milan dice la sua anche con il reparto arretrato. Chiudiamo Andrea velocissimo su Niang, un giocatore che prima dell'esperienza al Genoa sembrava non essere all'altezza della maglia rossonera, fatta una stagione al Genoa, diventato un giocatore a cui il Milan difficilmente potrà rinunciare quest'anno. Anche un classe 94, bisogna lasciargli il tempo di maturare. Gasperini poi è bravissimo ad allenare gli attaccanti. E quindi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra edizione del TMV News. Ringrazio Tommaso Bonan. Grazie a voi. E Andrea Lo Sapio. Grazie a voi. E buon proseguimento di serata a tutti.